del lockdown, nel corso dell'anno siamo riusciti a proseguire con le attività e nelle sperimentazioni, in particolare con la città metropolitana di Torino, con i consorzi socioassistenziali, con l'Unione Montane, con l'ASL, abbiamo definito due profili professionali nuovi, quello dell'animatore di comunità e dell'assistente di borgata. Questo ci ha permesso di avviare l'attività formativa nel mese di luglio e di concluderla alla fine del mese di ottobre. Due sono le agenzie formative che abbiamo coinvolto nella realizzazione dei percorsi, InforCop e CIPA Piemonte e il consorzio CFQ di Pinerolo, a cui lascio la parola. Per il Consorzio per la Formazione, l'Innovazione e la Qualità, CFQ di Pinerolo, ente di formazione che insieme a InforCop e CIPA di Torino ha realizzato i corsi per operatore sociale di comunità e assistente di borgata all'interno del progetto Cuore Solidale del programma Arcotra. I due percorsi si sono svolti parallelamente, uno a Pinerolo per la zona del Pinerolese e uno ad Avigliana per la zona della Bassa Val di Susa. Hanno partecipato a questo percorso circa 30 persone complessivamente, al termine del quale hanno ottenuto un attestato di frequenza. Il percorso ha dato loro la possibilità di andare ad acquisire o implementare competenze utili per lavorare nello sviluppo di comunità sul territorio. Per fare questo, gli argomenti trattati sono stati legati soprattutto alla parte di progettazione, ma anche a quello che è il diritto nella pubblica amministrazione. Sono stati trattati argomenti legati al digitale del terzo settore, ma sono stati anche trattati argomenti legati ai metodi e gli strumenti utili per l'operatore sociale di comunità e assistente di borgata. La cosa rilevante che volevamo evidenziare è l'incontro con queste due aule in cui sono emerse delle importanti competenze già acquisite rispetto al lavoro di comunità e delle significative prassi professionali. Il corso è stato quindi un'occasione per attribuire una cornice teorica e metodologica di riferimento a un'attività professionale già esistente e anche a delle importanti attitudini personali di questi operatori. L'altro elemento di rilievo è stato l'accorgersi di come chi lavora sul territorio, in alcuni territori, conosca profondamente la gente, le persone che li abitano e abbia mantenuto una motivazione altissima, una grande passione per il loro lavoro. E questo è molto coerente con lo sviluppo di comunità e cioè, ci dice anche che questa è probabilmente la strada da intraprendere per sostenere e potenziare i nostri territori montani. Alla conclusione del percorso formativo appena svolto con Cuore Solidale mi porto a casa delle nuove competenze rispetto alla partecipazione attiva delle persone nelle decisioni e di tutto ciò che riguarda i metodi di progettazione. Spero che tutte queste nuove competenze potremo presto metterle in atto con le politiche sociali dei nostri territori. Magari inizieremo ora con le piattaforme digitali e successivamente, appena potremo, speriamo presto, in presenza. Quest'anno ci ha obbligati a capire come da soli non possiamo niente. Solo essendo comunità si possono realizzare capacità di resilienza che ci mantiene saldi e pronti a costruire benessere collettivo. Peter è stato sicuramente il terreno adatto per mettere in pratica questo insegnamento. Non fermarsi, non bloccare le attività, ma trasformarle e immaginare delle strategie, dai laboratori online al recupero delle lettere scritte, trovare spazi e tempi per incontrarsi.